voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Legma 2021, noi continuiamo a raccontare la mobilità sostenibile e abbiamo incontrato un'azienda tutta italiana che di mobilità sostenibile se ne intende, un nome particolare perché ci fa pensare anche un po' ai bravi ragazzi ma nel senso opposto, ai cattivi ragazzi che in qualche modo hanno sempre avuto un po' a che fare con la due ruote, no? Con Maurizio che è il titolare di Bad Bike andiamo un po' a raccontare che cosa troviamo in questa edizione. Allora, diciamo Bad Bike è un marchio che è nato nel 2010 e credo che si è sempre contraddistinta sul mercato per proporre dei prodotti particolarmente aggressivi nel design e innovativi nella tecnologia. A Eurobike noi in particolare presentiamo il nuovo MIG che è l'ingresso di Bad Bike nel panorama dei monopattini elettrici, che dove è sicuramente un mercato molto affollato, però noi siamo convinti di proporre un prodotto particolarmente innovativo, concorrenziale per prestazioni e prezzi. Poi abbiamo la Beach Vintage, che siamo l'unica azienda al mondo a proporre in serie un assemblaggio di una bicicletta dotata di sidecar, e poi la novità per noi più importante è la presentazione della nuova BAD, che come anticipato sarà fra qualche minuto, che è una bicicletta particolarmente rivoluzionaria perché Bad Bike è stata la prima azienda al mondo a presentare al mercato una bicicletta fatta con le ruote pieghevoli, che è questa qui, che praticamente è una bicicletta che ci ha copiato il mondo, come le nostre limitazioni. Tra l'altro insomma si parlava che è molto confortevole anche grazie alle ruote e alle gomme che appunto, vengono montate. Proprio per le strade un po' dissestate delle nostre città riescono a assorbire molto meglio le asperità del terreno. Senti Maurizio, ma una curiosità, insomma io sono stata colpita da tutte le novità, ma questa no? Che mi riporta però alla vecchia motocicletta, al sidecar, quando si coi capelli al vento, no? Si viaggiava. Ma che cosa ti aspetti da questo prodotto? Ma guarda, è un prodotto che sicuramente di nicchia, non è che è un prodotto che noi vendiamo tutti i giorni, però che è un prodotto unico che ci ha dato una grande immagine unica e molto personale, è un orgoglio che siamo l'unica azienda che lo produce di serie e ti posso garantire che i numeri sono molto più alti di quelli che uno possa pensare. Immagino, ma insomma ci sta un adulto qua dentro, sì? No, un adulto, allora il sidecar può portare fino a 35 kg. Ok, quindi diciamo che è un po' l'alternativa ai seggiolini, mettiamola così. Sì. Dobbiamo fare attenzione però sulle strade, perché oggi non siamo ancora, noi automobilisti non facciamo molta attenzione. Infatti è un mezzo che noi in Italia vendiamo molto poco, lo vendiamo principalmente per un discorso di aziende che lo comprano per fare pubblicità. Ma la vendita regolare la facciamo in altri paesi europei, in particolare in Olanda, dove ne stiamo vendendo tantissimo. Senti Maurizio, dove possiamo trovarvi anche come sito? Allora, il sito è www.bologna-domodossola-centrale-bike.it. I rivenditori ce ne sono tanti in Italia e in Europa, basta andare nella sezione dealer per trovare il rivenditore più vicino. ECMA 2021, due quattro ruote, due ruote precisamente, e non si parla solo di messa in strada, cioè in questo senso può anche essere una messa in strada, ma si parla anche di gare. Alba Racing, allora intanto con noi abbiamo Moreno. Moreno, perché innanzitutto sei qui all'ECMA 2021? Passione per cercare sponsor per l'anno venturo. Per l'anno venturo, allora io dicevo anche gare, no? Quindi diamo un po' un riferimento di quello che fa l'Alba Racing. Noi facciamo l'MX2 italiano, Prestige, e qualche tappa di mondiale sempre in Italia.
Senti, è difficile in qualche modo, vabbè, non dico andare a vincere perché sicuramente sono tanti i campioni, ma come riesce l'Alba Racing a trovare il suo posto e quindi qual è la particolarità dell'Alba Racing? Che siamo una grande famiglia e tutto qua. Tutto qua, quindi la prossima, diciamo così, la prossima gara, il prossimo campionato, che cosa vi aspettate? Bel primo posto. Bel primo posto. Qual è la moto che ti piace di più in assoluto? Forza. La moto quella di Lapucci, che era il nostro concorrente l'anno scorso. E dammi due nomi della vostra scuderia su cui insomma dobbiamo mettere un occhio. Andrea Zanotti di San Marino. Andrea Zanotti, quindi grazie Moreno, grazie all'Alba Racing. Quindi abbiamo visto che anche l'Ecoman 2021 non è solo moto da strada, insomma andarci a fare la passeggiata, ma è bensì anche qualcosa di più a livello sportivo e motoristico. Quindi mi raccomando, seguite anche questa Alba Racing e naturalmente tutto quello che ci porterà a essere campioni sicuramente nel 2022. Grazie.